Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Subnautica. Finalmente signori continuiamo la nostra seriozza qua su Subnautica, qua nel mondo praticamente sommerso. Ci eravamo presi una piccola pausa dovuta al fatto che dovevo raccogliere dei materiali e ne ho recuperati un fottio, nickel compreso, dovuto anche al caldo, imprevisti e roba varia, ma dovuto anche ai vari contenuti nuovi che sono stati aggiunti su Guardian Tales che vi ho portato sul canale e che vi sto ancora tuttora portando. Beh, signori, prima di procedere, in questo episodio voglio dirvi che ci dedicheremo alla base, molto probabilmente sarà l'ultimo episodio nella quale ci dedicheremo interamente alla base, alle costruzioni e quant'altro. Voglio mostrarvi una cosa. Questa porta. Ancora non abbiamo visto che cosa ci sta dietro. È giunto il momento, signori. Abbiamo un tubo che comunque è in vetro e ci mostra un po' tutto il panorama ed è una figata. Ma poi si sale e signori, si arriva all'osservatorio. Da là partiremo. Che figata. Da questo punto ragazzi potremmo vedere il razzo che ci porterà, si spera, a casa. Dobbiamo iniziare a costruire anche quello in questo episodio. L'unico materiale che finora non ho trovato, almeno credo, è la cianite. Però ho dato un'occhiata alla wiki e sta tipo a 1500 metri di profondità e roba del genere. Metri che finora non potevamo raggiungere. Ma già ho fatto dei potenziamenti anche alla Mutapron e dovremmo riuscire a scendere intorno ai 1000-1100. Adesso non ricordo, forse anche 1300. Comunque, adesso è il momento di dirigerci là sotto in fondo e di andare a costruire il nostro mega sottomarino. Poi abbiamo anche altro da costruire qua in base, ma vediamo se ci bastano i materiali. Anche se molto probabilmente dovrò mettermi durante l'episodio alla ricerca di materiali, perché ne avremmo veramente tanto bisogno. Attualmente nell'inventario ho tutto quello che ci serve per costruire il sottomarino, dunque dirigiamoci là. Non saprei se effettivamente ha lo spazio sufficiente per costruire il sottomarino, non ho la più pallida idea di quanto sia grosso, ma so che è grosso. Ci riesci? Sembra di sì. No, non me lo la... Oh mamma, è enorme! Non me lo stai a lanciare su quella struttura, no? Perché potrebbe essere un problema se me lo lanci su quella struttura. Signori, ma è gigantesco, che figata! Che figata, guardatelo, è enorme! Ok, e lo sapevo io che lo buttava sulla struttura. E adesso voi mi dite come io faccio a prendere quel sottomarino. Ma scusa, ma non si fa così. Ma dai, ma scusa, potevi dirmi, no? Non c'è spazio, quanto lo posso piazzare? Ma dimmi tu, ma come faccio ad entrarci? Ma non c'è nemmeno una porta d'ingresso. Oddio, dove sono caduto? Niente. E nulla, mi sa signori che dovrò ricaricare il salvataggio. Ma si può? Cioè, ma dimmi tu, no? Anche perché non c'ho intenzione di costruirne un altro. Che cos'è? Addirittura possiamo entrare da sotto in qualche modo? Io non credo. Aspetta, se siamo riusciti a entrare. Vabbè, almeno esploriamolo, no? Ma come? No, guarda quanti armadietti! Che figata! Che figata, signori! Come detto, adesso ricarichiamo il salvataggio perché insomma. Ma che roba è? Ma è enorme! Qua c'è l'energia, addirittura tutta questa c'è l'energia, quindi qua ce ne saranno altre. Ok, ho paura che possa andare a fuoco adesso. Aggiornamenti 1500, energia, salute. Io dovrei avere pure un aggiornamento che non mi sono portato dietro. Ma signori, è una figata. Cioè, questo è praticamente tutto il motore, eh? Qua? A cosa mi serve? Ah, ma possiamo portarci la muta dietro? No, vabbè, ma che figata! Che figata! Questo è lo stato del nostro sottomarino. Qua c'è stato un altro estintore. Secondo me sta cosa va a fuoco se subiamo dei danni. C'ho sta sensazione. Aspetta, ma che roba è?
Ma le luci illumina. Che senso? Ma l'illuminazione interna pure, per risparmiare energia eventualmente. Figata. Io ci provo a pilotarlo, ma motore è spento. Accendi il motore. Ok. Ma nel senso, secondo me non funziona, eh? Non riusciamo a buttarci in mare. Eh no, ci abbiamo provato. Questi? Aspetta, l'esecuzione di un'autoscansione è consigliata? Scusate un attimo, allora facciamoci un'autoscansione. Come detto adesso, signori, ricarichiamo il salvataggio, però, visto che ci siamo. Infetto. Lo sapevamo già, devo andare in mare per caso? Ma aspetta un attimo, come si scende da sta scala? Usa la scala. Dove ci porta sta scala? Questa è una zona che ancora non abbiamo visto? Esci dal ciclone. No, in realtà questa zona l'abbiamo vista. Oddio, senza illuminazione non si vede nulla, ve lo dico. Si risparmia forse sì un po' di energia, ma non si vede nulla. No, è una figata, signori. Io spero di poter costruire anche al suo interno. Allora, proviamola a fare qua l'autoscansione, perché solitamente in acqua funziona un tantino meglio, no? Scusa, ci ha detto di fare un'autoscansione, ma siamo semplicemente infetti. Vabbè, a questo punto, ragazzi, ricarichiamo il salvataggio. Dai, su, via. Ma dimmi tu se ci dovrà andare a buttare il nostro ciclope, il nostro sottomarino, sopra quella struttura. Ma si può? Ma ditemi voi, ma si può? Questa volta ci siamo girati, ok? Lo spazio lo dovreste avere. Mi raccomando, non buttatelo in cima all'Aurora, vi prego, perché, insomma, so che sareste capaci di fare anche ciò, robottini. Dimmi tu. Ma come deve essere? Ma dimmi tu se deve essere pure più profondo. Ma non era così ampio. Guarda quanto spazio c'è sta. E niente. Dobbiamo riprendere sto coso. Ma non arrampicati. Oddio, che cosa odiosa. Lo puoi prendere sto coso? Aspetta un attimo. Raccogli sta piattaforma. Dove me ne devo andare? Dove me ne devo andare? Dimmi tu. Mi metto da questa parte? Lo facciamo verso il nord, il nord-ovest, non lo so. Siamo profondi di qua? Sembra che siamo profondi. Spero di essere abbastanza profondi. Molla sto coso. Non me lo rilanciare sulla struttura, però, mi raccomando. È complicato costruirlo. È più complicato costruirlo che trovare i materiali, ve lo assicuro. Dimmi tu. Possiamo? Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Potenziamento tubo esche del ciclope. Ok. Probabilmente avremmo bisogno di lanciare delle esche se vogliamo mantenere in vita sto ciclope, visto che all'interno c'è stavano degli estintori. Dovrebbero tentare di pilotare questo veicolo. Sono i marinai esperti, addirittura. È qualcosa di prepotente, allora. Scusate, io posso entrare anche da sopra? Non da qua. C'è solamente l'ingresso in basso? Sembra di sì. Ok. Ok, l'entrata sta di qua, ma forse sta anche dall'altra parte. Dunque, se entriamo qua, noi siamo nella zona armadietti. Apri stoccaggio. Ok, fatemi esplorare con calma questo luogo. Dunque, da qua si sale. Cioè, stanno delle scale. Possiamo salire le scale e ci troviamo nella zona motore. Zona motore dove possiamo inserire gli aggiornamenti. Aggiornamenti che attualmente non ne abbiamo, ma effettivamente ne ho uno. Un fottio di cella d'energia, estintore. Il tubo di stoccaggio per le esche. Lanciatore di esche, ma io non ho esche attualmente, non saprei neanche come craftarle. Adesso dobbiamo dare un'occhiata. Qua posso mettere, credo, la muta prono o il simot. Aspetta, ok, nessun veicolo attraccato. Poi ci abbiamo quest'altra zona dove non c'è sta niente. E questa che è la zona principale, sembrerebbe. Qua posso fare roba? No, credo semplicemente mi faccia vedere eventuali danni che credo dovrò andare a riparare man mano.
Qua, signori, un po' di colorazione che fa, non gliela dai, aspetta, no, il nome non ci interessa, oddio, il nome ho detto non ci interessa. Non so esattamente cosa ho modificato come colorazione, non ne ho la più pallida idea perché non si nota benissimo dalla parte interna. Forse questo, oddio, non ne sono sicurissimo. Però abbiamo fatto tutto nero, ma perché non fare nero pure questo? Aspetta un attimo, vammi a prendere questo e fammelo diventare nero, dai. Oddio, perché fa così? Scendi giù, vai sul nero, fatto. Io clicco su fatto, però non so se lo fa veramente. Adesso è nero? A me continua a sembrare bianco, eh? Però no, non vorrei dire. Io clicco su fatto, però... Boh, ok, come non detto. Qua non sembra che io possa fare roba, se non accendere e spegnere le luci. Boh, signori, quanto profondi possiamo andare? Motore spento, accendi il motore. Poi, questo cosa sarebbe? Non la più pallida. Questa è la velocità, credo. Avanti piano. Ok. Figata, signori, che figata. Abbiamo pure una sirena? Questo credo sia tipo il livello di rumore che andiamo a fare. Ma così è un po' troppo lento, glielo dico. Lentuccio. Ma possiamo scendere un... No, 500 metri. Ma è sta barbonata? Ma come 500 metri? Aspetta un attimo. Intanto dove sta la mia base? Mi sono perso la base. Fatemi ritrovare la base. Portiamocelo quanto più vicino in base, perlomeno, no? Così gli carichiamo il resto e cerchiamo di fare eventualmente gli altri moduli. Vabbè, io qua posso andare un attimino più veloce, però, scusate. Andiamo a media potenza, andiamo a massima potenza. Questa è la velocità standard. Rilevato aumento di batteri, sì, vabbè, l'autoscansione. Ma l'avevamo fatta pure prima l'autoscansione, non ci ha segnato nulla. Cioè, siamo infetti e basta, come sempre, no? È un po' lentino. È un po' lentino, ma dove diavolo sto andando? Scusatemi, là è la muta. Sto a fare giro della Madonna. Aspetta, che... Ma che danni abbiamo subito? Scusa, stiamo subendo danni, secondo me. Sì. Sul riscaldamento del motore. Aspetta, Anna. Ma è complicatissimo sto coso da gestire. Ma che succede? Ma che è successo? Scusate. Ma qual è il problema? Ma lo sapevo io che andava tutto a fuoco. Che non lo sapevo io. Dov'è? Scusa, ma l'hai preso l'estintore? Prendi questo estintore. Ma si può? Ma si può? Cioè, tu sbatti un attimo e ti esplode il mondo e più? A posto? Ok. No, ma è un po' troppo complicato, secondo me. C'ho la netta sensazione che... Non è propriamente easy, forse perché siamo andati troppo veloci e a questa altezza non possiamo andare troppo veloci. Aspetta un attimo, io sto cercando di capire dove sta la base attualmente, ma mi segna come se ci fosse qualcosa dietro. Sì, guarda, forse mi segna eventuale robe dietro. Come se ci fosse qualcuno che ci insegue, credo, non lo so. Quella è Radiofaro, non ci interessa. Quella è Neptune, quella è Simot. E la base andò sta, me la so persa, scusatemi, un attimino, stiamo a fare il giro tondo. Purtroppo la visuale non è propriamente il top, eh. Figata come sottomarino, ci sta tantissimo, ma secondo me si poteva fare di meglio. Cioè lo potevano realizzare un tantino meglio sta cosa. Vabbè, la base era proprio qua a due passi. Non so come stavo per esplodere male, non ne ho la più pallida idea. Ok, direi che ci possiamo anche parcheggiare qua per il momento. Riusciamo, vero? Non mi esplodi, manco un pochettino, non mi esplodi, giusto? Ora, altra cosa che voglio vedere, posso costruire roba qua dentro? Del tipo il caricabatterie, il caricacelle, cioè roba del genere, un attimino, eh?
tipo caricatore per cellule energia, sì, lo possiamo piazzare. Possiamo piazzare anche sta roba qua dentro. Questo è molto molto utile. Possiamo costruire all'interno del sottomanino, signori, è una figata, è una figata. Dunque, per il momento quasi direi di uscire, andare in base e fare altro, cercare magari eventualmente sti moduli. Scusa, dove diavolo si esce? Mi sono perso. Si esce da qua, credo, spero, sì, sembra ok. Però a 500 metri di profondità è un problema. Guarda qua che affari che c'ha, illumina anche se è giorno, ma si scaricherà malissimo sto coso. Ok, siamo entrati con la muta e questo è un passo avanti, però sono riuscito anche a colpirlo di testa con la muta, quindi immagino di avergli fatto del danno, no? Eppure la salute sembra che vada bene per il momento. Scusa, posso spegnere le luci di fuori? Illuminazione interna, no, questa qua. I fari esterni, così cerchiamo di risparmiare un pochettino. Poi, scusa, io qua l'ho spento il motore? Spegni il motore. Eh no, perché sennò qua consumiamo un fottio. Già abbiamo consumato il 3%, abbiamo fatto 2 metri praticamente. Allora, ritorniamo giù. Sta scala è complicatissima da utilizzare. E vediamo effettivamente se riusciamo a fare qualche modulo di profondità per questo ciclope. Allora, sicuramente riuscirei a fare il modulo di profondità del ciclope MK2, ma mi manca il modulo di profondità MK1, che qua dentro non riesco a fare. Per quanto riguarda l'esotuta, mi rimane da fare il modulo di profondità MK2, ma anche qua mi manca la cianide, quindi è impossibile attualmente andare a realizzare ciò. Quello che posso fare invece è prendermi intanto il modulo efficienza che ci sta, e qua dentro non ci abbiamo nient'altro. Ma io dunque il modulo di profondità come lo faccio? Quello che voglio fare assolutamente è un reattore nucleare, perché abbiamo un casino di uranio e sono sicuro che ci servirà tantissimo avere tanta energia, anche perché dobbiamo andare a costruire la macchina di filtraggio per l'acqua. Dunque, per costruire il reattore nucleare abbiamo bisogno di ingotto di plastiacciaio, caratteria avanzata e piombo. Da non crederci, signori, mi manca il rame. Sono alla ricerca di rame come un disperato. Assurdo, ho materiali rarissimi e mi manca il rame. Oggi è un episodio un po' strano, perché insomma non abbiamo iniziato nel migliore dei modi e io non so adesso dove diavolo sto andando per recuperare del rame. Non credo che sia il luogo giusto, c'ho pure gli indicatori, però adesso non vedo più nulla. Aspetta, no, questo è quell'esplosivo, corri! E che cos'è? Poi mi sono anche accorto che effettivamente lo zolfo che danno loro non è quello che ci serve per fare il crafting. Non so come fare quello che ci serve per fare il crafting, perché si chiama zolfo cristallino quello che ci serve, ed è uno zolfo che ancora io non ho trovato, o che in qualche modo quello che abbiamo si dovrebbe modificare, però non ho idea di come modificarle, quindi potrebbe essere un problema. Del titanio, maledizione, cioè serve del rame. Un po' l'ho preso, un po' di rame l'ho trovato di già, però insomma è poco, ne serve di più per tutto il crafting che dobbiamo fare. E così a buffo raccogliamo pure dei pesci. Tra parentesi, stiamo pure morendo di sete. Vabbè, dai, ci vediamo breve quando avrò raccolto un po' di rame. Ho costruito una stanza multifunzione perché credo che il reattore nucleare vada all'interno, e infatti ci sta. Potrebbe essere un tantino pericoloso. Oddio, arriviamo a 3000 d'energia. Come funziona? Dobbiamo inserire roba? Sì, credo di dover inserire l'uranite qua dentro, il cristallo di uranite. Vabbè, andiamoli a prendere, tanto ne abbiamo un bel po'. Dovrei aver messo, oddio, non lo so, credo qua nei materiali. Sì, qualcuno qua dentro nei materiali ci sta. Andiamo a raccattare questi tre cristalli. In realtà ce ne servirebbe ancora un altro. Ora, a meno che io non debba fare roba particolare con l'uranio, cosa che onestamente non so, posso fare roba con l'uranio? Fatemi dare un'occhiata. Bara di uranio, piombo, titanio e vetro. Mi sa che devo fare la bara di uranio, eh? Non ne sono sicurissimo, però piombo, titanio e vetro. Ora c'è sta solamente un piccolo problemino. Ho finito il titanio.
Ma si può, ma non si può lavorare in questo modo, signori. Io ve lo dico, non si può lavorare in questo modo. Allora, intanto rimuoviamo questo qua dentro, poi ci proviamo, ma nel frattempo ci stanno i rottami, sì, eccoli qua, a posto. Rimettimi i rottami perché ci servono assolutamente. Allora, saliamo su, proviamo a mettere il cristallo, ma non credo, credo che mi serva proprio la barra, no? E infatti, senza la bara di uranite non possiamo fare un granché, e immagino che vada qua dentro sta bara di uranite, no? Andiamo a raccattare un po' di... C'è stanno un po' di rottami in giro, sì, dai, qualcosina la riusciamo a trovare abbastanza agevolmente. Ah, ma per una singola bara di uranio servono 3 cristalli di uranite! E mica uno, ne servono 3. Ci sta, va bene. Andiamo a fare dell'altro vetro. E vabbè, dovrei avere ancora un bel po' di uranio dietro. Tanto così singolarmente abbiamo visto che non lo possiamo utilizzare. Dunque, andiamoci a prendere. No, dove stanno? Stanno qua dentro. Altre. Una la dovremmo avere nell'inventario. Così riusciamo a fare altre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, abbiamo finito praticamente tutto il nostro uranio. Ma spero ne valga la pena. Non so neanche se inserirlo tutto in una volta, onestamente. Perché vabbè, che ne troviamo un fottio se lo andiamo a cercare. Perché davvero avevo visto un luogo, una caverna dell'isola, che ce ne stava un fottio di uranio. Questo pianeta è fatto praticamente d'uranio. Però non vorrei sprecarlo, no? Cioè, se ne vanno 3 lingotti a botta, è inattivo. Dunque, adesso questo lo possiamo utilizzare qua dentro? Sì. Ok. Quanto ricarica? 2005. Forse un altro glielo possiamo anche piazzare, che dite? Gli altri due magari li conserviamo. Gli altri due li conserviamo. Ho fatto ciò, ragazzi, perché sono sicurissimo che la pompa di filtraggio per l'acqua ci mangi un fottio d'energia, ma proprio al 100%. Dunque, andiamo a piazzare magari qua dentro gli altri due di questi e fatemi controllare adesso cosa mi serve per costruire anche la pompa di filtraggio dell'acqua. Titanio, filo di rame, aerogel. Allora, dovrei avere abbastanza rame per fare del filo di rame. Titanio non dovrebbe essere un problema. E l'aerogel lo dovrei aver già fatto, credo. O comunque ho le sacche. Ho dell'aerogel qua dentro? Non ho dell'aerogel. Ma c'è stava già del filo di rame. Maledizione. E io che vado alla ricerca di rame perché mi serviva il filo di rame. Allora aspetta un attimo. Qua dentro, teoricamente. Sì. Due di queste, se non sbaglio, per fare l'aerogel. Mi serve altro? Sì, serviva tipo il rubino. Aspetta un attimo perché ci serve anche il rubino per l'aerogel, questo lo ricordo. Tipo 3 lingotti di rubino se non sbaglio, giusto? Credo di sì. No, in realtà ne serviva solamente uno. Signori, ho dovuto costruire un'altra stanza multifunzione poiché anche sto coso è gigantesco. Cioè, nel senso, potevo piazzarlo anche in un'altra stanza, però con qualcosa al centro, poi non c'è stato più il passaggio. Insomma, sembrava un po' brutto e quindi magari poi mettiamo qua dentro il caricabatterie pure, visto che voglio andare a realizzare anche il caricabatterie e poi vediamo. Aspetta un attimo, che è stata tutta sta acqua che è entrata qua dentro. Resistenza meno uno, ma a posto, no? Sta pure lagghicchiando. Ma dimmi tu se deve laggare. Che cos'è? Abbiamo costruito un oggettino e lagga? Macchina filtraggio dell'acqua, come funziona? Che devo fare io qua dentro? Cambia contenitore, non cambia. Che devo fare? No, non l'ho ben capita. Non l'ho ben capita. Ci dà l'acqua dopo un tot di tempo? Probabilmente sì, ma per il momento sta pure lagghicchiando. Beh, qua sembra che entri comunque l'acqua. Oddio, siamo sott'acqua, giusto? Cioè, nel senso, non credo di essere sopra la superficie perché ho dovuto costruire questa stanza multifunzione, ma è sott'acqua? In realtà è sopra l'acqua. Non so se funzioni, eh? Non ne ho la più pallida idea. Non ci stanno dei dubbi all'esterno, no? Beh, oddio, credo che sia questo. Macchina. Sì, è questo qua. Quindi, vabbè, dai, un po' d'acqua qua la dovrebbe riuscire a prendere. Quella proprio in superficie, quella che contiene moscerini, insetti, roba del genere, no? Filtra tutto e poi ci beviamo della squisita acqua di mare non salata.
Filtraggio acqua 4%, sale al 100%? Ma stai scherzando? Ma è così lento per fare una bottiglia d'acqua? Sei davvero serio? Wow! Cioè, praticamente se lo trovavamo inizio avventura ancora c'è stato a fare l'acqua. Buona fregatura, eh? No, che ho detto sete, adesso mi vado a prendere una bottiglia d'acqua fresca, invece ancora siamo a sto punto, potrebbe essere un problema. Vabbè, vai di carica batterie. Ah, maledizione, solamente 4 batterie per volta. Io ne ho un fottio da ricaricare. E vabbè, piano piano. E in questo episodio, ragazzi, visto che ci stiamo dedicando alla base, ci dedichiamo un pochettino anche a noi stessi, nel senso che andremo a costruire altro equipaggiamento, andremo a migliorare quello attuale. E non so se avete già notato, io ho migliorato effettivamente già la bombola d'ossigeno. Difatti credo che questa sia la migliore e ci consente di stare sott'acqua per ben 225 secondi. Tanta tanta roba! Possiamo respirare per un bel po' di tempo, possiamo stare abbastanza tranquilli. Inizialmente quando erano tipo 30-40 secondi, una roba del genere, quando abbiamo iniziato la nostra avventura, finalmente possiamo respirare per un fottio di tempo. E possiamo ad esempio andare a migliorare il cannone a propulsione e farlo diventare un cannone a repulsione, quindi vediamo un attimino se questo cannone a repulsione è un tantino più forte. Cosa fa esattamente il cannone a repulsione, che si è completamente caricato e ha cambiato un pochettino il suo aspetto? Cioè, io cosa posso andare a pigliare con sto cannone? Che ne so, qualche pesciolino, qualcosa, qualcosa di grosso magari? Cioè, c'è sta nessuno? C'è sta nessuno, no. Qualcosa di un tantino più grosso, non i pesciolini. Questo lo possiamo prendere, questo? Aspetta, ma che ha fatto? Ha sparato? No, non l'ho ben capita. Scusa, ha sparato o fa sto colpetto così? È ok, ma nel senso che se ce ne si avvicina qualcuno noi lo spariamo male? Tipo l'uovo. Uovo, posso sparargli? Wow, molto forte. Scusa, tu, vieni qua. Ando stai? Aspetta, dove è finito? Ma che, l'abbiamo disintegrato? Scusa, ma l'ho fatta a pezzi seriamente? È una bomba sto coso. Vabbè, immagino che con quelli un tantino più grossi non funzioni minimamente, però... Wow! Ok! Interessante, io non ho mai capito se queste ci recuperano ossigeno. Sembra di no, in realtà. Non ne ho mai presa una di ste bolle. Non so se oddio l'ho presa e non ci ha mai recuperato ossigeno. Ma qualcosa di più grosso, oddio, vorrei provare contro il Leviatano, ma il Leviatano sono sicuro che ci mangia vivo, quindi magari lasciamo stare, eh? Quindi non possiamo più tirare gli oggetti, ma semplicemente sparare male? Dove sei? Dove sei? Aspetta, aspetta, no, è esploso, peccato. Che poi questi gli arrivano alle spalle ogni volta, non li vedi mai frontali. Certo che se adesso io dovessi andare a rimuovere degli ostacoli potrebbe essere un problema, fatemelo riprovare. Ma un colpetto e via? Ma non lo distrugge? Ma che succede? Ma è morto? No, non è morto. Ma se dà? Scusa? Ma è tutta qua la potenza di sto coso? Ma prima è tipo esploso malissimo. O si è dato male, non lo so. Probabilmente si dà male. Ma sparisce dal nulla? No, guarda, qua sta. Ma non è forte allora? Scusate, pensavo era qualcosina di più OP. E torna. Non demorde. Ok, non so che fine abbia fatto. Forse dobbiamo prenderlo bene? Il problema è che non c'ha tipo un tasto di carica o altro, è semplicemente un colpetto. Colpo secco, così e via. Vabbè, abbiamo comunque scaricato la batteria. Era da provare, signori, era da provare. Che fa? Non ti porti un cannone a repulsione dietro? Cioè no, nel senso non ci serve assolutamente a nulla, però... Era da provare, assolutamente. C'è sta ancora il fucile a stasi che non abbiamo provato invece. Fucile a stasi che, se non sbaglio, costruisco da qua dentro, giusto? Equipaggiamento, bombola, pin, tuta, kit, estintore, riciclatore, bussola, tubatura, pompa d'aria, tavoletta viola. Non è qua. Strumenti, scanner, strumento di riparazioni, torcia, coltello della sopravvivenza, strumento segna percorso, sacca d'aria,
razzo di segnalazione, costruttore di habitat, taglierina laser, fucile a stasi. Possiamo farlo tranquillamente. Cannone a propulsione è quello che già abbiamo, e light stick, ingredienti conosciuti. Ancora non sono in grado di realizzare questi light stick, ma semplicemente sono forse dei bengala che non si consumano mai, una torcia che non si consuma mai, ma fa poca luce, una cosa del genere dovrebbe essere. Microprocessore e magnetite. Ora, posso andare a fare un altro po' di filo di rame? Dimmi di sì, a pelo signori, veramente a pelo. E dai, con il filo di rame. Poi ci serviva la lastra di corallo, che credo di non avere, giusto? E infatti andiamo a prendere un po' di corallo. E pian piano qua il corallo lo stiamo distruggendo tutto. È rimasta l'ultima lastra praticamente. Distruggi sta lastra. Prendi il corallo, prendi. Me ne servono due pezzi. Uno e due. L'altro lo facciamo andare sul fondo e chi si è visto si è visto. Poi ci serviva un pezzettino di oro. Pezzettino di oro, due pezzi di magnetite, ne ho in abbondanza, non è solamente quella che abbiamo qua dentro, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, e nel caso ci dovesse mancare so dove raccoglierne un fottio. E iniziamo a costruire il microprocessore, e poi tramite il microprocessore dovremmo avere tutto, o mi mancava altro negli strumenti? Fucile a stasi, è questo? Fucile a stasi. Andiamo a costruire sto fucile a stasi e vediamo che roba è, perché non ne ho la più pallida idea. Cosa fa esattamente il fucile a stasi? Congela gli oggetti fisici sul posto. Congela gli oggetti? Aspetta. Che cosa hai fatto? Ma cosa ci serve? Ma ho fatto una bolla di ghiaccio? Ok. E ha consumato 4 di energia, quindi neanche tantissimo. Eccolo qua, guardalo qua lo stalker. Lo congela? Che figata! L'abbiamo congelato male, signori. E dunque è bloccato qua dentro e non ci fa niente? Ma allora questo è da provare con quelli un attimino più grossi. Riesce a congelare quelli anche un attimino più grossi? E soprattutto, quanto dura sta bolla? Ha una bella durata. Ok, ha finito e si può muovere. Beh, non male. Posso migliorare anche questo, per caso? Questo ce lo portiamo dietro, signori, anche perché non occupa tantissimo spazio, quindi ci può stare un fucile a stasi che ci dia una mano. Teoricamente le batterie si dovrebbero essere pure ricaricate, quindi a batterie stiamo messi benissimo, anzi se se sono ricaricate ci mettiamo le altre scariche, perché comunque ancora un po' di batterie scariche le abbiamo. E stanno cariche? Vabbè, 99%. Direi che va bene anche così. Prendi. E vammi a mettere questa allo 0%, questa al 3%, questa allo 0% e questa allo 0%. Ok. Va bene. Abbiamo le batterie cariche adesso. E questa è una cosa buona, perché risparmiamo tempo e materiali. Che roba è? Ma perché ci stanno dei pesci qua dentro? Scusate. Ma perché ci sono sti glitch in questo gioco? Ma non è una cosa normale, secondo me. Allora, noi che altro possiamo fare? Altri potenziamenti? Questo l'abbiamo fatto. La bombola l'abbiamo fatta, le pinne l'abbiamo fatta, il cannone l'abbiamo fatto, l'aggiornamento del ciclope non possiamo fare nient'altro. Simot, modo di profondità del Simot l'abbiamo fatto. Questo qua mi manca la cianite, ma già possiamo scendere parecchio in basso. E qua come personale non credo di poter fare altro, cioè nel senso abbiamo realizzato il fucile a stasi e non penso ci servi nient'altro onestamente, quindi ok. Ora, per caricare eventualmente le robe poi nel ciclope mi arrangerò io, perché per il momento, visto che non può scendere molto in profondità, non credo abbia neanche molto senso andare a realizzare ste cose. Ma se noi andiamo qua dentro, me lo apre anche senza muta?
cioè senza uno, sì, vabbè, senza il mezzo, la muta in generale non me lo apre. Peccato, peccato. Allora, entra qua dentro e sali qua, poi vai qua ed entra dentro la muta prone. Ci butta giù e la muta prone, signori, arriva a 1300 metri di profondità. Tanta, tanta roba. Va bene, rientriamo qua dentro se riusciamo. Anche se effettivamente non so che diavolo ci stava nella muta prone dietro, non ricordo. Credo una cella d'energia, sicuramente una cella d'energia. E sicuramente nel prossimo episodio partiamo. Infatti c'è sta una cella d'energia, forse ci fa vedere anche altra roba. Ah, ma possiamo aprire il modulo di stoccaggio da qua. No, ma che figata. Ecco, vedi, qua c'è un dente di stalker che non ci serve. E potrei fare altro della muta prone, onestamente, a sto punto, perché una volta che ho questo, poi potrei fare altri oggetti, altri mezzi, altre robe. Questi non so come andarli a realizzare. Onestamente non ne ho la più pallida idea. E qua, vabbè, la cella d'energia dovrebbero durare un bel po', spero. Ma come carica allo 0%? Questo potrebbe essere un problema. Se già si è scaricata una, potrebbe essere un problema. E rimuovila. Posso prenderla? O non ci sta proprio? Non ci sta proprio. Non l'ho capito. Se io vado qua, scusa. Rimuovicella. Ah, ok, rimuovicella. Ok. Infatti stava a dire, scusa, ma c'è sta... E di qua come sono messe? Magari perché prima è andata a fuoco, si è scaricata. Questa sta al 42%. Posso metterla sotto carica. Potrei realizzarlo anche qua dentro, effettivamente, però non so cosa mi consumi. Forse servirebbero dei pannelli solari per ricaricare qua dentro. Oddio, non ne ho la più pallida idea. Il modulo efficienza motore gliel'ho piazzata. Aspetta un attimo perché non mi ricordo. Dove stanno i moduli? Da questo lato? Non gliel'ho piazzata ancora. E ando sta? Me lo so perso, eccolo qua. Modulo efficienza motore. Ricicla il calore prodotto per aumentare l'efficienza del motore. Ok. Ok. Salute 1005, 830 su 1000. E no, a questo punto non volevo entrare nella muta prone, ma magari ritornare qua dentro con la muta. Se mi apre lo sportello, grazie. Dimmi tu, è complicatissimo guidare sta cosa verso l'alto. Non entra. Uscire da qua dentro è un labirinto. Mi sto perdendo malissimo. Devo mangiare, devo assolutamente mangiare. Poi nel prossimo episodio, signori, comunque mi preparo io qua dentro un po' di roba. Vediamo un attimino, ci organizziamo per bene. E magari vado alla ricerca eventualmente di un modulo di profondità. Sempre che ci sia disponibile un modulo di profondità verso sottomarino. Cioè nel senso, devo trovarlo, no? Perché io non lo posso craftare. E adesso quello che facciamo ora attualmente è salire su, andare qua dentro e mettere il coso per ricaricare la cella d'energia qua. Assolutamente vai a piazzare la cella d'energia qua dentro, così si carica. Dunque, a questo punto qua dentro ci stanno dei pesci. Si è fatto notte, quindi magari andiamo a dormire. Oddio, adesso mi perdo male in questa base, è diventata troppo grande, troppo troppo grande. Andiamo a dormire e poi vediamo se riusciamo a costruire qualche altro pezzo di razzo per questo episodio e poi ci salutiamo. Allora, quello che ci serve attualmente è un lingotto di plastiacciaio che possiamo fare abbastanza tranquillamente. Minerale di nickel, che ne abbiamo una discreta quantità, non tantissimo, ma 3 unità sono davvero nulla rispetto a tutto quello che abbiamo. 2 di aerogel, uno già l'abbiamo fatto e un altro lo riusciamo a fare a scioltezza. E della cavetteria. Non abbiamo il rame. Edizione, la cosa più semplice. No, eppure la cavetteria forse si fa con l'argento, sapete? Se la cavetteria si fa con l'argento possiamo riuscire a fare tutto in scioltezza. Non ci serve rame, cioè ne facciamo nulla del rame. Dove sta il mio sottomarino? L'ho parcheggiato da ste parti. Dove sta? Fatemi trovare il mio sottomarino, eccolo qua. No, perché col sottomarino fammo decisamente prima. Allora, lingotto di plastiacciaio, 3 di nickel, aerogel 2
e carretteria. Vabbè, andiamo a fare il tutto e ritorniamo qua. Ok signori, fatto tutto e mentre ci godiamo lo spettacolo dell'Aurora in fiamme, iniziamo a costruire propulsori. Che figata! Che figata! Immagino che sia a tre pezzi, cioè oltre la base, oltre la rampa di costruzione, immagino che ci siano tre pezzi di razzo, no? Adesso stiamo a fare i propulsori, adesso poi ci sarà il corpo centrale, immagino. E infine l'alloggio, il pezzo di testa, dove andremo a stare noi per un po' di tempo, no? Allora, io non so come fare sto zolfo, quindi per il momento siamo fermi. E che diavolo è la cella d'energia ioni? In più ci manca pure la cianide. Per il momento non possiamo fare nulla, signori. Questo è quello che potevamo fare in questo episodio. Non possiamo fare nient'altro. Decisamente nient'altro. Però prende forma la nostra costruzione. Saliamo in cima. Utilizza sta ascensore. Detto usa l'ascensore. Chiama, usa sta ascensore, che cos'è? Saliamo in cima e guardiamolo dall'alto. Fatemi vedere sti propulsori quanto sono fighi dall'alto. Beh, non male. Non male. Qua c'è sta qualcosa per caso? No, c'è sta assolutamente nulla. Ma quella nuvola là mi indica l'isola, immagino, no? Eh sì, perché c'è pure radio faro. Guarda come te le nascondono le cose. Ma se io mi butto qua sopra, muoio? Abbastanza. Muoio abbastanza, devo dire. Però no, non c'è sta niente di interessante. Dunque, possiamo anche scendere, magari senza morire, però sarebbe male, eh? Piano piano, piano piano, piano, detto piano, fai molto piano. E nulla, voliamo e poi moriamo male. Va bene, dai, siamo riusciti a scendere in un modo o nell'altro. Noi siamo top per fare queste acrobazie, queste cose, ci sta, ci sta. E dunque, non credo di poter fare altro per il momento. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, cioè nel senso di manca la cianite. E senza la cianite davvero non posso fare nient'altro attualmente. Speravo che il nostro sottomarino fosse un attimino più prepotente, però con la nostra muta che arriva a ben 1300 metri di profondità non dovremmo avere praticamente problemi adesso a scendere. Certo, ho visto che i metri che si possono raggiungere per cercare la cianite sono anche 1500 metri, quindi insomma è probabilmente il top. Come detto, io nel prossimo episodio mi organizzerò un attimino qua con l'inventario del nostro mega sottomarino e magari con sto mega sottomarino ci dirigiamo verso quell'isola, scendiamo a 500 metri e in un luogo dove comunque poi mi venga facile accedere con la tuta, con la muta prono, in modo da riuscire ad entrarci, perché già fare un salto così con la muta è un'impresa, anche se effettivamente forse possiamo fare qualche altro aggiornamento, sempre che non ci serva la cianide. Per quanto riguarda la muta prone, fatemi dare un'occhiata. E questo lo lascio qua davanti alla base, signori, che ci serve come mezzo di trasporto per andare fino a Razzone e ritorno. Allora, entriamo qua dentro, perché se abbiamo l'opportunità di fare i jet, quelli là che ci facevano saltare, non sarebbe male. Allora, muta prone, noi abbiamo il modulo di profondità che non ci interessa, perché noi abbiamo già quello di livello 2, dobbiamo fare quello di livello 3, ma per farlo è un casino. Reattore termico non lo possiamo fare perché ci manca la cianide. Aggiornamento jump, jump jet della muta prone. Che diavolo è quel coso? Scusa, aspetta un attimo, che roba è? Ma dove se ne sta andando quella camera? Scusate. Ma cos'è, uno stalker? Che ha preso... Guarda! Guarda la camera come fa! Sicuramente è uno stalker che l'ha presa di mira. E non vedo altre spiegazioni. Comunque, stavo a dire... lo zolfo è un problema. Zolfo cristallino, non ho idea di come si faccia. Magari adesso cerco nella wiki e cerchiamo di capire effettivamente se riusciamo a farlo in questo episodio l'aggiornamento Jump Jet della muta prone.
Perché poi il materiale di nickel l'abbiamo, il litio l'abbiamo, il titanio, vabbè, devo andare a recuperare il titanio perché l'ho finito di nuovo, non è un problema recuperare il titanio. Fatemi dare un'occhiata effettivamente a come ottenere, come craftare zolfo cristallino, anche se probabilmente è un altro tipo di zolfo che si trova a profondità assurde. Allora signori, ho fatto un po' di ricerche e stando ad un video tutorial, per trovare lo zolfo cristallino dobbiamo riandare là nella terraferma, scendere in profondità, andare nella zona del Leviatano dove c'è quell'acqua verdastra che ci fa un botto di danno, e nell'acqua verdastra si trova per l'appunto lo zolfo cristallino, una roba assurda da recuperare. Quindi adesso mi metto a farmare un po' di sto zolfo, spero di trovarne almeno una decina di pezzi, non so se ci serve per altro, credo di sì. E vediamo per l'appunto di fare almeno un aggiornamento jump jet della tuta e poi ci andiamo con la tuta e recuperiamo tutto con la tuta. Però siccome voglio farlo in questo episodio almeno l'aggiornamento jump jet della tuta, così poi nel prossimo episodio ci dedichiamo magari a quella zona, riusciamo ad scendere a 300 metri di profondità e quant'altro. Adesso io poi mi organizzo anche eventualmente con dell'acqua, cibo e roba del genere per riuscire a sopravvivere, ed eventualmente anche dei kit medici, perché adesso mi sono portato tutti quelli che ho dietro, perché essendo comunque una zona dove moriamo male, praticamente, ci servono i kit medici, no? Ecco qua, vedete quanto zolfo ci sta? Però qua dentro subiamo, mi sa, un fottio di danni. Dobbiamo essere velocissimi. Velocissimi. Esci pure dal Seamoth, cioè nel senso esci col Seamoth. Ma siamo morti, ma siamo fottutamente morti. Oddio. Una roba tremenda. Prendilo. Entra. Sali in superficie. Me sono incagliato, me sono incagliato. Ok, rieccoci nuovamente in questo posto odioso. Speriamo di non morire male anche stavolta, perché non c'ho voglia di rifare tutto. Che poi, come se non bastasse, sono pure crashato. Quindi, insomma, fatevi due calcoli voi quanto tempo ci ho messo per arrivare fin qua. Fortunatamente sembra che mi abbia salvato il file video. Quindi, ottimo. Mo' curiamoci immediatamente. Guarda quanti danni continuiamo a subire. Assurdo, perché continuiamo a subire tutti sti danni? Devo proprio uscire da qua? Pazzesco signori, pazzesco. Subito, veloce, ando sta. Guarda che moriamo, guarda che moriamo. E moriamo male perché sta laggando, sta laggando. Che poi, maledizione a me, potrei andarci tranquillamente con la muta prone, prendere tutto e tornarmene a casa. Solamente che ci metterei troppo tempo perché la muta prone è fottutamente lenta per arrivare in quel luogo e avrei difficoltà ad uscire. Vi assicuro che le difficoltà ad uscire da quel luogo ci stanno, quindi spero che questo aggiornamento mi torni utile. Comunque, ho controllato e mi servono tre pezzi. Solo tre pezzi. Non rischio più, signori. Basta, non rischio più. Andiamo là, raccattiamo quello che ci serve, torniamo indietro, fammo l'aggiornamento, lo testiamo e poi ci salutiamo, signori, perché non ho idea di quanto stia durando sto video. E io sto fottutamente morendo di caldo. Siamo sott'acqua in game, ma io sono pure sott'acqua all'esterno, ma dal sudore, cioè sto squagliando come un gelato sotto al sole, signori. E poi, signori, nel prossimo episodio ci andiamo a visitare anche quest'altro habitat qua che ci ha segnato nella posizione sicuramente nello scorso episodio e io non me ne ero accorto minimamente. Comunque ci andiamo a dare un'occhiata anche a quest'habitat, sperando di trovare qualcos'altro di interessante al suo interno. Comunque vi faccio vedere anche la strada per arrivarci. Una volta che voi scendete praticamente dall'isola, vi basterà andare dritto per dritto da questa parte. C'è sta una grotta e si arriva proprio nel punto. Questo è l'habitat, ok? E poi ci andremo in quest'habitat. Dritto per dritto da queste parti, signori, c'è sta una grotta e c'è sta lo zolfo, come vi dicevo. Che se non sbaglio è proprio questa qua, la grotta. Adesso si dovrebbe vedere. Infatti, vedete, c'è sta già sta fanghiglia a terra. Seguite voi sta strada e non vi potete sbagliare. Qua c'è sta la grotta. Siamo arrivati, signori. Siamo ritornati in questo luogo infernale, alla ricerca nuovamente dello zolfo.
se ne vanno un fottio di medikit, e questo è poi il problema maggiore, perché adesso io poi dovrò rifarli sti medikit, dovrò riprenderli, che è un problema. Ora, senza morire male, recupera sto coso, torna dentro, sali in superficie, perché secondo me se impalla e usa un medikit. È crashato nuovamente, ma porca di... Ok, sono arrivato al limite, ve lo giuro, questa è tipo la quarta volta, credo, la terza, la quarta volta, non lo so, ho perso il conto, ho perso fottutamente il conto, e cerchiamo di prendere sto maledettissimo zolfo. Il mostro giro neanche ne troviamo, volete vedere? Non c'è sta più lo zolfo. E che cos'è? È sparito lo zolfo. Ma dimmi tu. Possiamo raccattare dove mi hai buttato? Dove mi hai buttato, maledizione? Dimmi tu se io devo pure morire male. Fortunatamente non ci stanno predatori. Fammi una cosa, signori. Salviamo. Diamogli una salvata. Non ce la faccio più, credetemi. Sono al limite. Sto proprio morendo di caldo e... devo prenderne altri due pezzi. Dai. Prendi sto coso. Perché poi mi fai uscire dal retro del Simot e non davanti? Curati prima di morire. Ok. Ok. L'ultimo pezzettino. L'ultimo pezzettino. Diamo una salvata e sedamo. Dove sta? Mi serve un pezzettino di zolfo. Datemi un pezzettino di zolfo, vi prego. Dove sta? Non lo vedo. Cioè, quello là dentro, in mezzo ai rami, non lo voglio proprio prendere. Non esiste. Aspetta un attimo. No, ho detto, ma che è della cenite? Ma c'è semplicemente un ramo. Ma dimmi tu. Ecco, qua c'è sta un altro pezzo di zolfo, credo, abbastanza easy da raccogliere. Credo. Ok. Vai su, vai su, vai su. Stiamo a morire male. Signori. Non mi fa ancora salvare, vero? Che non lo sapevo io. Va bene. Proviamo a tornare a casa. Proviamo a tornare a casa. Speriamo bene. Appena posso risalvare, do un'altra salvata, perché non voglio ricrasciare. Basta. Non ce la faccio più. Farà esplosioni, farà crash e quant'altro. A mezz'ora che cerco di prendere sto zolfo. Il tutto per non andarci con la tuta, perché poi è un casino uscire. Allora signori, siamo in base, vi avviso, se crasha noi ci salutiamo qua per questo episodio. Allora, litio, nickel e il titanio. Va bene, il titanio già ho recuperato tutto quello che ci serve per fare il titanio. 5 di titanio, dunque 2 di nickel e 1 di litio. Allora, prendiamo il litio immediatamente. Litio, ok. Poi prendiamo il nickel che sta qua. Ne servono 2 unità. E... andiamo a smantellare i robbi qua per... per avere il titanio necessario. Fammo quello che dobbiamo fare. Lo provicchiamo. Lo andiamo a inserire nella muta. Vediamo se funge come roba. Se ci dà un buon boost o meno. Insomma, vediamo di capire effettivamente che roba è questo aggiornamento Jump Jet. Spero qualcosa di interessante. E spero che non crashi. Spero che non crashi. Ho fatto una salvatina tattica dopo aver recuperato il litio, lo zolfo, però effettivamente ancora eravamo parecchio distanti. Dunque, entriamo nel nostro sottomarino, usciamo la muta, insomma, quello che è. E ormai, signori, non ragiono più, sto morendo di caldo, non ce la faccio più. Voglio farmi un bagno pure io qua dentro, in questo oceano. Dobbiamo salire su. Abbiamo sete, abbiamo fame. Me ne sto assolutamente fregando. Potrei inserire l'aggiornamento anche da fuori, però lo inseriamo, cioè dal ciclope, però lo inseriamo da qua. Allora, se noi saltiamo, attualmente fammo così. Ok. E ci siamo. Adesso fatemi capire un attimino se andando ad inserire questo aggiornamento è un tantino meglio. No. Perché buttiamo le robe. Prendi sto coso. Io sbaglio sempre il tasto e non lo prende più. Dimmi tu. Ancedi agli aggiornamenti. Inserisci sto coso. Che fa esattamente, visto che non l'ho letto? Devo denti razzi montati sul retro, spingo verso l'alto. Sembra che vada un attimino più in alto, no? Proviamo. Oh sì, mo sì. Mo sì. Ok, adesso è molto più easy muoversi, decisamente più easy.
perché possiamo proprio volare, guardate qua come vogliamo, che figata. Ok, mo sì che si ragiona. Beh, signori, dai, io direi che per questo episodio Salvatina Tattica possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione. Nel prossimo episodio ci ritroveremo qua dentro, lo attrezzerò un tantino, ritorneremo nuovamente da quelle parti, visiteremo quell'habitat, faremo roba, scenderemo, prenderemo materiali e quant'altro. Ma per il momento io vi saluto qua, alla prossima. Ciao a tutti!